Buonasera Presidente, una bella serata con tantissima gente, tanto sport e quindi tanta promozione. Come l'hai vissuta? Sono rimasto scioccato, tutta sta gente qua, non l'avevo mai vista. Questa è veramente una bellissima serata, spero che tutti i ragazzi siano contenti, gli organizzatori e i ragazzi che hanno giocato. Spero anche il pubblico. Il prossimo anno è previsto il biglietto a pagamento per la vostra visita. Ecco, vi invitiamo comunque anche l'anno prossimo. Grazie Giancarlo. Buonasera Andrea, grazie intanto. Buonasera a voi e buonasera a tutti, grazie della grandissima partecipazione. Grazie per essere qui e per il vostro, soprattutto per il vostro sostegno. Sono molti anni ormai che esiste la partnership Penta con Calciotto Treviso e in quanto main sponsor penso che serate come questa vi facciano enormemente piacere. Beh, è sicuro, perché anche la partecipazione emotiva e in solido è qualcosa che ci fa molto piacere, perché il movimento cresce e tutte queste persone di stasera fanno solo la gioia nostra e vostra soprattutto, insomma. Bene, grazie Andrea, grazie ancora per il vostro supporto. Grazie a voi, grazie a tutti. Bene Edoardo, sensazioni intanto della partita? Allora, sensazioni, c'è delusione ovviamente perché speravamo di vincere e abbiamo dato tutto, però facciamo i complimenti agli avversari che hanno meritato, quindi è stato un bel campionato fino alla fine, lottato, siamo stati anche un po' sfortunati, ma complimenti a loro e ci riproveremo l'anno prossimo sicuramente. E infatti la seconda domanda sarebbe stata progetti per il prossimo anno? Vogliamo ritrovarci qui di nuovo a questo punto, magari essere dall'altra parte e sollevarla noi la coppa del primo classificato, e ci riproviamo con tutti noi stessi sicuramente. Ve lo auguro, in bocca al lupo allora. Grazie. Complimenti. Grazie. Allora, vi devo fare sicuramente i complimenti per il campionato, perché comunque è una squadra neopromossa, giusto? Certo. In Serie A. Quindi complimenti, avete giocato comunque contro il quinto, una bella squadra che insomma era la favorita del campionato, quindi insomma penso che comunque una soddisfazione ve la siete portata a casa. Allora, intanto facciamo i complimenti al quinto che ha vinto il campionato e ha vinto anche la Coppa Italia, per cui bravi e complimenti a loro. E poi complimenti a tutti i miei ragazzi che hanno fatto un campionato fantastico, e cioè il terzo anno che siamo qui, abbiamo vinto il campionato di Serie B, siamo arrivati in finale del campionato di Serie A, per cui complimenti a loro, bravissimi, e siamo pronti a ripartire il prossimo anno. Quindi infatti è scontato chiedere quale sarà l'obiettivo per il prossimo anno. Pensate comunque di dover cambiare qualcosa nella squadra? Ma io credo che sono tanti ragazzi, sono tutti giovani, a volte ho il rammarico di non riuscire sempre a ruotarli, a farli giocare tutti, credo che siamo abbastanza per affrontare anche il prossimo campionato. Rinnovo quindi l'in bocca al lupo e complimenti al Treviso United. Grazie, buonasera. Ciao Nicola. Allora, un'ottima partita con anche un tuo gol nel primo tempo, quindi complimenti, immagino soddisfatto comunque della squadra. Beh, non posso dire altrimenti, è stato un anno davvero entusiasmante, abbiamo diciamo sempre vinto tranne contro il Treviso United, purtroppo per loro in finale abbiamo mantenuto quella che era la nostra tradizione nell'anno e quindi siamo soddisfatti, e poi la squadra è un gruppo fantastico, quindi lo meritiamo. Quindi un 3-0 che conferma la vostra qualità di squadra, un altissimo livello, potrete riconfermare questo livello a Roma? Ci proverete? Beh, sicuramente, avendolo nel nostro DNA, andiamo lì per vincere, quindi non ci tiriamo indietro, sappiamo che è comunque dura, ma ce la metteremo tutta. Allora, in bocca al lupo per Roma. Crepi, grazie. Ciao Roberto. Allora, intanto un commento sincero su questo sesto scudetto del quinto team. Allora, i ragazzi sono stati fantastici come il solito e non hanno voluto per l'ennesima volta darmi una delusione. Io sono molto contento di loro, se lo meritano tutto. Ritornerete quindi a Roma, come già anticipato prima con Nicola, e sicuramente una bella soddisfazione. Cosa vi aspettate da Roma? Allora, sì, andremo a Roma, cercheremo di fare la nostra, spero, bella figura, perché comunque
il movimento lo merita, il gruppo lo merita e tutti lo meritano. E cerchiamo di mettercela tutta, come al solito, come tutti, come l'anno scorso, come due anni fa. E che Dio mi amate buona, diciamo, dai. Grazie Roberto e in bocca al lupo quindi al quinto team per il campionato nazionale di Roma. Grazie a voi, ciao. Procediamo con la domanda. Ok Francesco, complimenti. Come ci si sente a ricevere questo premio, visto che sono praticamente i tuoi stessi avversari ad averti votato? Beh, sono sicuramente molto contento. È stata un'ottima stagione e c'è da dire che fa un po' strano perché ci sono tantissimi giocatori in questo campionato che potevano vincerlo, e molti dei quali hanno giocato contro di noi stessa sera e sono contento. Complimenti per il campionato e complimenti anche per la rappresentativa. Grazie. Che ti porterà in Bulgaria. Grazie. Bocca al lupo. Grazie. Mister Bessegato, complimenti. Grazie. Un premio non di poco conto sicuramente, visto che si parla del miglior mister di entrambe le serie, sia Serie A che Serie B. Te l'aspettavi? È un premio che inseguo da tanto e finalmente sono contento che è arrivato. Complimenti, complimenti a te e complimenti alla tua squadra. Grazie che mille. Quest'anno avete portato lo scudetto. Grazie mille.